Buongiorno a tutti, sono Gabriele Paone, tecnologo della Direzione Informatica dell'Istat, in collaborazione con la Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e Censimento della Popolazione. Vi presentiamo un progetto di applicazione dell'intelligenza artificiale a un problema sociale da combattere, che è quello della violenza di genere. Abbiamo sviluppato il progetto insieme ai colleghi della DCDC, Claudia Villante, Giusy Muratore, Lucilla Scarnicchia e Alessandra Capobianchi. Salve a tutti, sono Lucilla Scarnicchia della Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e Censimento della Popolazione. Dunque, innanzitutto gli obiettivi del nostro progetto. Beh, c'è da dire che l'uso dei big data nella statistica ufficiale è una delle nuove frontiere di conoscenza statistica dei fenomeni sociali. E tra le diverse fonti di big data a disposizione, i social media in particolare sono proprio una risorsa informativa particolarmente utile per l'analisi del fenomeno della violenza di genere e per la presenza degli stereotipi. Quindi, con l'uso dei big data, sperimentando appunto nuove metodologie, intendiamo ampliare le nostre conoscenze, in particolare su come è percepito presso l'opinione pubblica il fenomeno della violenza di genere e come sono rappresentati gli stereotipi di genere. Quindi, si intende costruire un termometro che evidenzi quale uso dei social emerge su questo fenomeno, se ad esempio prevalga la condanna o al contrario si contribuisca alla sua diffusione. E si vuole cogliere la stessa evoluzione del fenomeno attraverso i social, pensiamo alle forme del cyberbullismo o del body shaming, proprio per monitorare le forme digitali di violenza, della violenza di genere. In questo tipo di analisi, che è detta anche opinion mining, in realtà si inserisce diciamo, in un quadro più generale di analisi del fenomeno di violenza di genere. Questo tipo di analisi, detta anche opinion mining, rileva direttamente dal web i dati e le sue informazioni e consente di aggiungere un tassello conoscitivo a quello che è il più ampio quadro informativo che l'Istat, insieme al Dipartimento delle Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno realizzato fino ad oggi ed è diffuso attraverso il sistema integrato che vediamo qui al nostro indirizzo online www.istat Violenza sulle donne. Dunque, il nostro progetto prevede che attraverso quindi un processo di cattura dei contenuti veicolati dai social, sulla base della presenza di almeno una parola appartenente ad un certo insieme filtro, un filtro che è stato predisposto quindi dagli esperti di dominio, questo ha consentito appunto la creazione di una dashboard sulla violenza di genere e sugli stereotipi di genere. Dashboard basata su prodotti open source. E quindi se abbiamo avviato un percorso sperimentale, diciamo, seguendo una metodologia, ecco, che ci illustrerà meglio Gabriele, prego. La piattaforma si avvale di una soluzione che raccoglie informazioni dai diversi canali social individuati e li definisce in macro ambiti tematici. La selezione e l'elaborazione di KPI specifici hanno permesso l'addestramento attraverso degli algoritmi di calcolo e la produzione di dashboard, appunto, per la fruizione dei risultati da parte degli utenti. Il servizio di sentiment analysis utilizza metodologie che si fondano sull'architettura di deep learning. È stato appunto eseguito un addestramento iniziale scegliendo un algoritmo di language model embedding basato sui transformer. Inizialmente siamo andati a dividere il dataset in train e testset. A valle del primo addestramento ci siamo accorti che dovevamo rinforzare il language model, così abbiamo raggiunto una performance dell'80%. Salve, sono Claudia Villante, sempre della DCDC e come vedete da questa slide, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto seguendo appunto la metodologia sinteticamente riportata. Come vedete appunto noi qui abbiamo una numerosità molto elevata di base, appunto di contenuti social divisi per Twitter, messaggi di Facebook, di Instagram e rassegne stampa.
I tweet, come vedete, sono quelli, diciamo, più numerosi. Perché ovviamente questo l'interesse a questo tema, come già diceva Lucilla, perché a noi interessa vedere le modalità, osservare le modalità con cui i messaggi social inerenti a questa tematica consentono di leggono appunto con quale indice di positività o negatività si parla appunto di questo fenomeno. Guardando appunto i grafici che emergono da questa analisi, questa è una taggatura che abbiamo, diciamo, la taggatura in questo caso è consistita nell'attribuzione di un valore positivo, negativo o neutro a un set di conversazioni, in circa 15.000 conversazioni, i buzz, e quindi i contenuti social, sono riportati in questo periodo di tempo che noi abbiamo selezionato per questa presentazione, che riguarda gli ultimi 30 giorni. Come vedete, appunto, c'è anche un neutro. Il neutro è tutto ciò che attiene a connotazioni, a informazioni a base informativi che non hanno connotazioni di sentiment. Lo stesso dicasi anche per l'emotional analysis. Anche in questo caso parliamo di un arco di tempo di 30 giorni, e anche in questo caso noi troviamo una grossissima parte legata alla parte neutra, appunto, cioè senza una connotazione di emotional, che però questo sistema riesce anche a isolare e ad effettuare un'analisi più di dettaglio, appunto, sui contenuti social. E questo, ecco, era il nostro contributo. Se i miei colleghi vogliono aggiungere una parola di saluto e ringraziarvi per l'attenzione. Io volevo ringraziare tutti e grazie dell'opportunità e di partecipazione a questa conferenza. Sì, grazie ancora. Il ringraziamento ovviamente anche da parte delle nostre colleghe Giusy Muratore e Alessandra Capobianchi.